Cristian, un 4-0, risultato tondo, ma soprattutto terza vittoria in una settimana. Sì, risultato ottimo, poi un 4-0 fuori casa, è bellissimo, anche se devo dire che sull'1-0 per noi la Fiorentina ha lasciato un po' troppo campo al Cagliari, ha avuto tante palle gol per pareggiare, questo onestamente non deve accadere perché la partita si era messa bene per noi, quindi in vantaggio 1-0, bastava un attimino amministrare e poi magari ripartire di contropiede. Però va bene, la vittoria alla fine è stata netta, si va avanti, come ho detto prima, partita dopo partita, non ci illudiamo, però bisogna crederci, bisogna essere fiduciosi e bisogna anche comunque non commettere quegli errori che si è fatti il primo tempo, ripeto, di tante palle gol lasciate al Cagliari, perché magari se ci sono altri giocatori lì ti castigano. Finalmente è tornato al gol anche Mario Gomez. Se ne aveva sbagliato uno prima, se non avesse segnato sarebbe stato un bel problema. Sì, ma sarebbe stato, però l'importante è che c'è in zona gol, aveva sbagliato un gol, poi è stato freddo a fare quell'altro gol, perché magari un giocatore che non era sereno lì, anziché cercare la porta, aveva la soluzione più semplice, quello che era passata di palla a Joachim, che era solo davanti alla porta, invece lui era sereno, è stato freddo, ha fatto un gol che secondo me lo aiuterà tantissimo, l'ha sbloccato psicologicamente e abbiamo un'arma in più nel nostro arco. Ieri di ritorno da Cagliari c'è stato un battibecco, un po' una discussione tra Ilicic e qualche tifoso. Non so, forse questo giocatore vive davvero un momento poco sereno a Firenze. Eh sì, a questo punto sì, io non lo sapevo, a questo punto sì, comunque deve capire comunque che quello che ha fatto lui non è sicuramente una cosa bella. Se i tifosi fiorentini si accaniscono così contro un giocatore, evidentemente non, perché non l'hanno mandato giù, perché anche probabilmente altre volte era stato fatto in maniera diversa, tipo a Milano, eccetera, eccetera, però è un giocatore ancora della Fiorentina, quindi fino a che ci siamo noi bisogna sfruttarlo se c'è l'opportunità, poi se le strade si divideranno, amen. Venerdì arriva la Juventus, la partita. Sì, questa è la partita, non è una partita, è la partita, però anche lì ce la giochiamo, dimentichiamoci il 4-2 dello scorso anno, quella è una partita già passata, bisogna giocarsela, bisogna stare attenti. Bisogna anche rivedere un po' ieri quello che ha fatto il Torino, perché l'aveva imbrigliato bene, aveva creato tante palle gol. E quindi credo che alla fine possiamo farlo anche noi con la carica dei 40 e passamila che ci sarà allo stadio sicuramente. E quindi ce la giochiamo a viso aperto, ce la giochiamo come sempre. Ripeto, facendo un po' più attenzione rispetto al primo tempo di ieri, perché magari questi grossi campioni ti possono alla fine castigare. Quanto riguarda invece la formazione che potrebbe scendere in campo ancora molto presto, ma ti aspetti prima o poi, o comunque già dalla partita contro la Juventus, di vedere Babacar e Gomez insieme? Può essere, ma ieri la Fiorentina ha recuperato un grande giocatore che è Mati Fernandez, e quindi abbiamo anche un altro giocatore importante che insieme a Cuadrado è quelli che, diciamo tra virgolette, con più fantasia, che salta l'uomo, e ieri ha fatto anche due gol. Sì, lo posso anche aspettare, che comunque magari è un attaccante di movimento che può giocare tranquillamente con Gomez, però ripeto, col rientro anche di Mati Fernandez, ieri ha giocato Joachim, insomma le alternative non mancano. Io darei sicuramente ancora fiducia a Gomez, perché sono convinto che questo gol l'ha sbloccato definitivamente. Nel weekend ancora polemiche arbitrali, il presidente dell'Udinese Pozzo ha detto su Valeri tutto ciò che poteva e forse non doveva dire. Ma so, sai, sono strane queste cose nel calcio, perché insomma nel calcio c'è anche parecchia ipocrisia comunque, e comunque quando poi uno esce fuori dal coro sembra strano. Comunque si è lamentato per quello comunque. Non soprattutto per quello che è successo ieri, ma per quello che quest'arbitro ha fischiato contro l'Udinese nei vari anni, nei vari campionati. E ieri è stato, secondo Pozzo, l'ennesima occasione per come posso dire, per lamentarsi, per arrabbiarsi, oppure per dire un pensiero proprio. E effettivamente l'arbitro Valeri con l'Udinese non è molto fortunato.